Fox Grosseto, Rubio che poi va a lottarsela, la riconquista molto bene, la serva ai Luzzi, da questi a Gual, Gual per Gil, gol! Mamma mia, si distende il Forte dei Marmi! Giustamente Fabrizio, tre passaggi, Rubio, Gual e Gil, perfettamente beccato in area, intanto c'è il pareggio del Grosseto segnato dall'inglese Alexander Mount subito alla prima occasione dopo la rimessa in gioco. Cerca il filtrante al centro per il Luzzi, ma la palla è sporcata, attenzione che arriva ancora Gil, la porta via, la serva il Luzzi, e la Gil il Luzzi, la coppia d'oro fa 2-1 e si conferma gran bomber Giulio. Eh sì, gran gol, tanto ancora in avanti il Forte dei Marmi, guarda, da posizione impossibile perché era quasi sulla linea, ora se lo rivediamo. Fascia sinistra per Rubio, accelerazione, fa fuori 1-2, la conclusione, il gol di Rubio, è entrata e Chelsea fa segno di averla vista. GDS impianti alla manovra quando mancano 11.08, 4-1 il risultato, tutto nei primi 4 minuti e poi c'è il gol. Se non vado errato è il raddoppio personale di Rubio. Forte dei Marmi per ora sta gestendo molto bene nonostante che tre quinti del formazione di partenza. Intanto c'è il gol adesso di Franchi che ci aveva già provato due volte, 5-2. Ovviamente Menichetti, tanto il tiro, il gol! Viene assegnata la rete quando mancano 2.46. Tanto è Gil al centro per Giovannetti, 7-2 quando mancano 2.38. È stato Gil questa volta che con la sua velocità è chiaro che sbilancia, se riesce a partire ancora, eccolo ancora in versione assist e poi ancora un gol sotto la traversa di mare in mano. Intanto la serie è recuperata dal Grosseto che torna in avanti con Saavedra. Saavedra per il gol di Paghi, servito molto bene da Saavedra, di prima intenzione. Adesso Gil fra due avversari per Cinquini. Cinquini ancora per Giovannetti. Per il tentativo, il gol di Cinquini. È il 9-3. Dietro porta, fa impazzire tutti prima di scaricare per Gual, per Giovannetti che in giravolta, Maremmani, tripletta personale di Maremmani e 10-3. Ancora Festa in profondità, cerca un filtrante che non riesce, attenzione 2-1, Nacevic per Saavedra che non ha difficoltà ad accorciare. Per Festa esce dalla zona buia in profondità per Gil, spalle alla porta. Gual in possesso di sfera per lo stesso Gil, per Gual ancora Gual alla conclusione, il gol di Gual. La sfera è recuperata ma Gil la porta in avanti, Gil ci prova da solo ma non riesce ad arrivare alla conclusione, dunque il tiro sarà per il gol di Franchi su bella azione. 12